Cristian Invernizzi, che cosa ha chiesto al governo? Abbiamo chiesto come mai a distanza di 7 mesi da un accordo sottoscritto in Regione Lombardia con le parti sociali per risolvere la situazione di 800 lavoratori lombardi che si trovano nella triste condizione di essere degli esodati, beh, ancora ad oggi non è stato dato seguito all'accordo stesso, perché l'INPS dice che è colpa del Ministero del Lavoro e oggi il Ministro del Lavoro ha, in seguito ad una supercazzola di difficile comprensione, invece pare avere rimbalzato la responsabilità sull'INPS. Noi diciamo che la situazione degli esodati è assurda, è vergognosa, non si può sempre invocare, come ha fatto anche oggi il governo, la necessità degli equilibri della finanza pubblica, perché parliamo di persone che dovevano andare in pensione, che non è che ha smesso di lavorare perché non avevano più voglia, ma perché così gli era stato detto, e oggi si trovano sostanzialmente in una condizione di assoluto disagio. Ribadiamo con forza che l'assoluta inutilità, incapacità del governo Renzi la si registra da queste cose. Non chiediamo narrazioni particolari di cui il primo ministro è sicuramente un bravissimo autore, chiediamo di risolvere le questioni in principal modo, appunto, questa degli esodati. Oltretutto non sono ancora in grado di dire neanche quanti sono questi esodati. Sì, l'assurdità è che si parla di alcune centinaia di migliaia di persone, non si sa se 350.000, 400.000, quante effettivamente siano. Noi infatti parlavamo di un accordo che avrebbe comunque dato una risposta a poche centinaia di persone, ma parliamo di 800 lavoratori lombardi che sicuramente non si meritano di essere nella situazione in cui sono. Regione Lombardia la sua parte l'ha fatta, stranamente, ovviamente detto con ironia, ancora una volta vuoi il Ministero, vuoi l'INPS, non riescono a dar seguito a un accordo che è già stato sottoscritto.